Poracci, come non riconoscere il sobrissimo Parodius? Brusil è stato il più veloce di tutti, mettendo anche il nome giappo completo, anche se con un piccolo errore di battitura. Vabbè, glielo lasciamo passare. Mentre, per le risposte sbagliate, Vieri scrive Lisa Ann the Cyborg. Lisa Ann... Dove ho già sentito questo nome? Bah, vabbè, andiamo avanti. Da un vostro suggerimento su Twitch, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Let's go! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non è presente sul Game Pass. La puntata di oggi sarà ricchissima, è stato stimato infatti un valore di almeno 71 miliardi di dollari, un record. Ci sono infatti un sacco di cose da dire al riguardo del Nintendo 64 su Switch, e alcune di queste sono scioccanti. E bisogna fare anche il punto della situazione su come Phil Spencer sta seminando il panico ogni volta che posta qualcosa su Twitter, all'indomani dell'acquisizione di Activision Blizzard. Ma c'è veramente da fidarsi di quello che dice il buon Phil? Andiamo per gradi, intanto procediamo con la conquista non violenta di YouTube Italia e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social, anche quelli che non esistono. Trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Direttamente dal Giappone stanno arrivando le prime impressioni su Leggende Pokémon Arceus e il feedback sembra a dir poco entusiasta. Non che non mi fidi di Famitsu, rivista che diede al tempo il perfect score di 40 su 40 a Nintendogs, ma ogni tanto il loro entusiasmo nei confronti di certi titoli sembra un po' esagerato. I critici della popolare rivista giapponese, dopo aver provato Leggende Pokémon, parlano di un senso di libertà mai sperimentato prima all'interno della serie, amplificato soprattutto dalla possibilità di utilizzare i Pokémon come mezzi di trasporto sia via terra che in aria. La prima boss fight viene descritta come incredibilmente difficile per gli standard della serie, anche se non impossibile in senso assoluto. Il redattore di Game Watch è rimasto colpito anche dal particolare sistema di combattimento che si integra in modo convincente con le fasi esplorative, mentre la redazione di 4Gamer ha lodato in particolare le differenti personalità dei vari Pokémon selvaggi. Insomma, a detta di queste prime anteprime, Leggende Pokémon Arceus è esattamente quello che i fan Pokémon chiedono da una vita. Un gioco che sappia calare veramente un fan in un mondo Pokémon liberamente esplorabile. Che dite? Ci fidiamo? E dopo mesi di ritardo anche gli utenti Switch potranno avere la loro copia fisica della GTA The Trilogy The Definitive Edition. Anche le edizioni fisiche delle altre console hanno subito un ritardo, ma si è trattato di soli 10 giorni di differenza rispetto alla data prevista in origine. Gli utenti Switch dovranno aspettare ancora un po', ma finalmente, se c'è qualcuno ancora volenteroso di prendere questo disastro targato Rockstar, Nintendo ha comunicato la data ufficiale d'uscita. La versione su cartuccia della Definitive Edition arriverà il prossimo 11 febbraio, meglio tardi che mai, credo. Mario Kart 9, levate proprio, che qui stiamo tutti aspettando Chocobo GP. In uscita il prossimo 10 marzo, il promettente clone di Mario Kart in salsa Final Fantasy continua a ricevere aggiornamenti su aggiornamenti, e questa volta Square Enix ha spammato su Twitter il roster dei personaggi giocabili, molti dei quali saranno sbloccabili portando a termine le missioni dello Story Mode. Ci sono molti volti noti che di sicuro emozioneranno i fan della serie, e anche qualche personaggio decisamente atipico. Ditemi che anche voi siete hype per questo gioco, non ci credo che sono l'unico. Ma passiamo alle notizie del giorno, e oggi è una grandissima giornata, soprattutto per quei pazzi che nonostante sapessero benissimo a cosa andavano incontro, hanno comunque sottoscritto un abbonamento al pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Ci sono molte notizie da coprire al riguardo e con molta sorpresa sono tutte positive. Cioè, Nintendo sta migliorando il servizio. Pazzesco. Partiamo dalla cosa più ovvia che ormai saprete tutti quanti, anche perché ve lo ripeto incessantemente da qualche giorno. Oggi si è aggiunta alla libreria Nintendo 64 Banjo-Kazooie, storico platform Rare che ritorna su console Nintendo dopo un'assenza interminabile. Anche se per forza di cose è oscurato a livello mediatico dall'annuncio dell'acquisto di Activision da parte di Microsoft, questo rimane un momento epocale, l'ennesimo gesto di palese avvicinamento tra due aziende un tempo rivali, ma soprattutto
soprattutto è un'aggiunta importante perché inizia a dare un reale valore al costo del pacchetto aggiuntivo dell'NSO, che offre una libreria sempre più nutrita anche se non esente da difetti. Ancora meglio, si sta avverando quello che avevamo ipotizzato il mese scorso, proprio come era successo per Paper Mario, il cui arrivo era stato accompagnato dall'annuncio dell'uscita di Banjo il mese seguente. Questa volta abbiamo ricevuto informazioni sul gioco di febbraio, che sarà un vero pezzo da 90, Majora's Mask. Ma questo significa anche che possiamo immaginare che sia questa la roadmap proposta da Nintendo. Riceveremo un gioco al mese, direi fino a giugno. I titoli aggiuntivi mostrati nel trailer di presentazione rimangono ancora da pubblicare: Mario Golf, Pokémon Snap, F-Zero e Kirby. Dopodiché mi aspetto un aggiornamento importante in un direct nel periodo delle 3, dove verrà annunciata una seconda ondata di titoli e magari qualche miglioramento generale al servizio, che, udite udite, è già migliorato oggi. Nintendo infatti, con l'update che ha reso disponibile Banjo, ha iniziato a correggere alcuni dei difetti peggiori dell'emulazione, come hanno fatto notare degli utenti su Twitter. Ad esempio, in questo screen di Oatmeal Dome è possibile notare come l'acqua in Ocarina of Time sia ora renderizzata in modo più simile all'originale, anche se manca ancora la nebbia nella scena. Ci sono ancora tantissime cose da correggere, difetti non solo di Ocarina of Time ma di tutta la libreria, ma un piccolo passo del genere fa ben sperare per il futuro del servizio. La vostra opinione al riguardo è cambiata? E chiudiamo poracci con un bel riassuntone di tutta la Phil Spencer saga, ovvero il resoconto di tutto il panico in cui cade la stampa specializzata ogni volta che il CEO della divisione gaming di Microsoft apre bocca. Il peso dei 70 miliardi si fa sentire come, e nessuno sarà esperto di economia e andamenti del mercato, ma tutti quanti si stanno lanciando in delle prediction a dir poco colorite e fantasiose, che vengono poi prontamente smentite a suon di tweet da Spencer stesso. Ma facciamo riassunto. Ieri Sony ha finalmente rotto il silenzio tramite un portavoce che in un'intervista sul Wall Street Journal ha dichiarato: ci aspettiamo che Microsoft si attenga agli accordi contrattuali e continui ad assicurare che i giochi Activision siano multipiattaforma. Al che Phil Spencer, su Twitter, così come due liceali che bisticciano, ha risposto: ho avuto un buon incontro telefonico con i capi di Sony, ho confermato il nostro intento di onorare tutti gli accordi esistenti al momento dell'acquisizione di Activision Blizzard e il nostro desiderio è di lasciare Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante della nostra industria e riteniamo molto importante la nostra relazione, che se volete potete vederla come una dichiarazione non belligerante. Ma non so, mi sembra più un impegno che una promessa vera e propria. La terminologia usata è molto vaga e non scende nel dettaglio, e qualcosa mi dice che per quante previsioni si possano fare e per quanto ci si possa fidare delle parole di Spencer, alla fine la verità la scopriremo solo quando l'affare sarà concluso. Fino ad allora preparatevi a sentire di tutto e anche il contrario. Ci sono certamente segnali incoraggianti. Kotick, che ricordiamo fino all'altro ieri era il nemico da combattere, parla di come alcuni franchise come Guitar Hero e Skylanders potrebbero avere nuovo spazio sotto la guida di Microsoft, e Spencer sembra aver palesato la volontà di valorizzare i team interni affidandogli una varietà di brand differenti, piuttosto che concentrare tutti gli sforzi su Call of Duty. C'è già chi si immagina un Banjo sviluppato da Toys for Bob o il ritorno di Crash in grande stile, nonostante le vendite deludenti del quarto capitolo, e lo stesso Spencer ha citato vere chicche come King's Quest, Guitar Hero e anche Hexen. In descrizione vi lascio l'intervista completa al CEO sul Washington Post, perché credo sia giusto avere una panoramica totale sull'idea di futuro di Phil Spencer e anche su come intende la competizione all'interno dell'industria e quanto tutto quello che sta avvenendo detto in questi giorni non è da prendere come una notizia certa, ma più che altro come una buona intenzione. E sì, si parla anche di metaverso. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento o a stasera per una live dove giocheremo e vivremo insieme Banjo-Kazooie, oppure a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, questo weekend riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Banjo, Michele Zui, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Ma io ho acceso il microfono.